silenzio assoluto, assoluto. Io non parlo degli amministratori, non c'è stato un comunicato di nessun tipo sulla stampa, non si è accorto nessuno. Noi siamo tre sud, sud della Campania, della Basilicata e della Calabria, perché il nord della Calabria è un sud. Tre sud non fanno un nord, tre debolezze fanno ancora una debolezza. Noi siamo deboli e solo l'unione ci consentirà di risolvere definitivamente questo problema. Grazie. Do la parola a un rappresentante studentesco, Pizzolanti Vincenzo. Allora, buongiorno a tutti, ciao. Mi chiamo Vincenzo Pizzolanti, insieme a Edmondo rappresentiamo un po' il comitato studentesco del liceo scientifico, ma diciamo un po' in generale anche portiamo la voce un po' degli studenti. Avevamo preparato un piccolo canovaccio, ma è difficile seguirlo perché non entriamo sicuramente nella questione, diciamo, burocratica, né tantomeno nella questione dei fondi, questi fondi immaginari che compaiono e scompaiono all'improvviso, cosa che... A cui purtroppo siamo abituati e i risultati li vediamo, come il palazzetto dello sport e tutto il resto. Non voglio entrare nel merito. Bravo! Diciamo che il nostro problema è un vero e proprio problema etico e soprattutto logistico. Noi purtroppo ogni mattina ci troviamo con dei disagi immensi. Noi ne abbiamo discusso all'interno della scuola, questo problema era già emerso, tanto che spontaneamente moltissimi ragazzi avevano appunto proposto di fare una vera e propria assemblea per portare, diciamo, questa tematica, ovvero la chiusura della strada, in assemblea e poter fare qualcosa, quantomeno cominciare ad informare soprattutto i ragazzi più giovani, i ragazzi di prima, che vedono queste giornate come un pretesto per non andare a scuola. Non è così, siamo arrivati comunque a questa giornata con l'unanimità da parte dei rappresentanti di classe nel non entrare a scuola per manifestare i nostri diritti di cittadini prima di tutto, perché ci dobbiamo ricordare che anche il ragazzo di 14 anni che purtroppo non viene preso in considerazione è un cittadino che ogni mattina si sveglia alle 6 di mattina per venire a scuola, che dovrebbe essere un diritto fondamentale, cioè qualcosa che va al di là di un problema quale può essere la strada, e si trova ogni mattina a doversi confrontare con un problema più grande di lui, perché purtroppo è qualcosa che va al di là delle nostre capacità. Deve svegliare presto, non sa come arrivare a scuola, non sa come tornare, perché anche il tempo può cambiare, diciamo, le sorti di questo percorso, quindi diventa impossibile fare anche qualsiasi percorso e qualsiasi piano di viaggio. Se poi, diciamo, prendiamo in considerazione che la maggior parte dei ragazzi sono ragazzi di 14-15 anni, quindi adolescenti, non adulti che possono ovviare al problema prendendo un treno oppure spostandosi con un'automobile, che è una cosa impossibile, visto che nessuno ce l'ha, diventa problematico. Ma la cosa più paradossale è pensare che alla chiusura della strada non è seguita, per esempio, dei treni messi a disposizione da Trenitalia, non è stato assolutamente modificato nulla, cioè completamente assenti in tutto, dimenticati, è un problema che è passato in secondo piano. E che a volte discutiamo sempre con i ragazzi, ci chiediamo quali sono davvero i problemi gravi, cioè se questo non è un problema su cui bisogna agire immediatamente, non capisco davvero quali siano i problemi, perché dopo 3 mesi di inattività siamo ancora qui a discuterne e purtroppo noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo, purtroppo è sempre quella la questione. Oggi vengono stanziati fondi, domani la questione va nel dimenticatoio e saremo di nuovo qui a riparlare, a rimanifestare, a discioperare come cittadini che purtroppo però in concreto non ottengono nulla. Utile aggiungere altro, il nostro appello, faremo anche un comunicato che daremo all'avvocato proprio per esprimere il nostro dissenso ed allegare al comunicato, diciamo, ufficiale che andrà a Roma. Più di questo purtroppo non possiamo fare, siamo presenti qui come studenti, siamo presenti per manifestare il nostro dissenso e soprattutto la nostra voglia di cercare di cambiare qualcosa, perché troppo spesso veniamo accusati che siamo la parte debole un po' della situazione, cioè coloro i quali cercano il pretesto per non fare nulla. Non è così, l'abbiamo dimostrato in più occasioni, lo stiamo dimostrando ancora oggi. A questo naturalmente abbiamo già fatto delle assemblee, seguiranno altre assemblee all'interno degli istituti, proprio perché siamo vicini alla questione e vogliamo cercare tutti insieme di risolverla, perché saremo sicuramente studenti oggi, ma domani saremo cittadini come tutti quanti gli altri. Grazie. Adesso prenderà la parola il rappresentante dei conoscenti, signora
Si è scaricata la batteria, solo un attimo, Non mi sente. Grazie. La SEI, quale associazione promotrice della manifestazione per la messa in sicurezza piena e permanente della strada statale SS18, sostiene pienamente questa manifestazione. Noi crediamo e siamo convinti che il nostro sostegno sia stato utile per raggiungere questo scopo. Riteniamo che il collegamento tra Maratei e Sapri sia vitale per l'economia del territorio. La storica strategica stradale 18 collega ben tre regioni, è una strada principale del territorio che per anni ha avuto un flusso grande di gente sia per motivi commerciali che turistici. Sono infatti personale e dai dati in mio possesso posso dare per certo che Sapri e Maratea, almeno negli ultimi 8 anni, stanno crescendo insieme sia economicamente che turisticamente, soprattutto con stranieri che sempre più con frequenza si recano nella nostra zona. Voi rivolgo una domanda: dove troviamo una così splendido paesaggio naturale incontaminato visibile lungo tratto la costa di Sapri e Maratea? Tutti invidiano la zona dove abitiamo, una zona pulita, bella, ricca di risorse. Se cresciamo tutti e cresce la nostra zona e la nostra economia, tutti siamo una forza. Noi dobbiamo permettere che questa strada sia resti chiusa per così tanti mesi. Tutto bloccato, tutto è fermo, il commercio, il turismo, tutto è fermo. Dobbiamo sempre restare attenti e sollecitare che opere in corso vengono ultimate in tempi brevi. Dobbiamo pretendere garantire che questa strada, una volta per tutto, venga messa in completa sicurezza. Grazie. Passo la parola alla signora Rosa Moroto come rappresentante delle associazioni albergatori. Io parlo a nome di tutti gli operatori di Acqua Fredda, Maratea e dintorni. Parliamo molto della città del Golfo di Policastro. Come farlo in questo momento? Come dire? Guardate, parliamo di turismo, di strutture, dove tutti gli operatori danno se stessi per portare avanti quel poco di turismo che riusciamo a fare in bassa stagione. Oggi come oggi siamo già alla fase di apertura della struttura. Come ci programmiamo con le strutture turistiche? È Pasqua vicino. Non sappiamo se la strada riapre dal 24 novembre, che stiamo passando le pene d'inverno. Sentirci dire dai clienti che telefonano: ma possiamo venire a Pasqua in bassa stagione con questa strada? Noi diciamo sì, pensiamo, perché sarà imminente l'apertura, ma ci dobbiamo dire anche: possiamo essere certi che dopo l'apertura non succede più niente? Parlo così perché noi come Maratea abbiamo avuto anche un'altra chiusura, il 7 agosto l'apertura e il 25 luglio la chiusura. È un disastro. Cioè, poter dire come operatore di programmarci per la stagione estiva, come? Questo faccio appello all'istituzione, a chi di competenza, non certo noi operatori. Noi sappiamo solo che dobbiamo lavorare l'estate imminente.
al di là dei cittadini che abbiamo i disagi, ma i disagi più gravi li abbiamo noi per il territorio. Quando sento dire che vieni Giro d'Italia, il Giro d'Italia per noi a Sapri e Maratea è un discorso pubblicitario, qui ci dicono in secondo tempo il Giro d'Italia non viene più, cioè noi come operatori diciamo qua facciamo il lotto, viene o non viene, che cosa facciamo per l'estate 2011? Che cosa subiamo? Cioè, io mi aspetto almeno il 30% in meno di questa chiusura della strada. Che non